preparare una torta e sei sprovvista di bilancia oppure hai poco tempo a disposizione? Niente paura, prendi un cucchiaio e realizza insieme a me questo dolce al cioccolato. Quindi 4 uova. Qui è caduto il guscio che togliamo immediatamente perché non ce lo vogliamo mangiare. E 10 cucchiai di zucchero. Quindi 1, 2, 3, 4. Puoi anche diminuire la dose ovviamente dello zucchero. 5, 9 e 10. Adesso azioniamo la planetaria alla massima velocità e montiamo il tutto per almeno 15 minuti. Devono diventare gonfie e spumose. A questo punto andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti liquidi. Nello specifico 12 cucchiai di olio di semi di girasole. Quindi uno. Adesso puoi decidere se inserire il latte o l'acqua. Io andrò con il latte, quindi 12 cucchiai anche di questo. L'acqua la puoi utilizzare se sei intollerante al latte lattosio, oppure puoi sostituire il latte vaccino con il latte vegetale. 10, gli ultimi due, 11 e 12. Togliamo per un attimo la frusta. Mettiamo il setaccio ed uniamo gli ingredienti secchi. Anche in questo caso 12 cucchiai di farina. È anche molto facile da ricordare come ricetta, perché le dosi sono più o meno quelle. Una bustina di lievito per dolci e un cucchiaio di cacao amaro. Setacciamo il tutto. È sempre meglio setacciare le farine per evitare la formazione di grumi, che poi inibiscono la lievitazione. È anche molto veloce da preparare come impasto. Adesso andiamo a frullare a velocità 1 per qualche minuto, giusto il tempo che si amalgami il tutto. Poi prendiamo 160 g di cioccolato fondente o cioccolato al latte leggermente infarinato, così non va a finire sul fondo, e lo inseriamo all'interno dell'impasto. Diamo una mescolatina veloce. E trasferiamo all'interno di una tortiera del diametro di 20-22 cm o uno stampo a forma di cuore come nel mio caso, o ancora in uno stampo da ciambella. Insomma, la forma la vai a scegliere tu. E cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per mezz'ora, 35 minuti. Come sempre, fai la prova dello stecchino per verificare se è cotta. Siccome sono una golosona e non mi volevo accontentare della semplice base che ti ho dato, ho arricchito questa torta con della marmellata al centro e con una glassa al cioccolato fondente. Adesso la andiamo a tagliare. E siccome voglio che si mantenga morbida per giorni, la vado a conservare con la macchina sottovuoto della Cecotec, di cui ti ho fatto il video l'altro giorno. Se ti interessa questo elettrodomestico, ti lascio il link giù nell'info box e quindi nella descrizione. Spero che a questa ricetta e di conseguenza a questa torta ti sia piaciuta. Se è così, iscriviti attivando la campanellina tutte, regalami un like e condividila su tutti i tuoi social. E noi ci vediamo presto con una nuova Leccornia.